Buongiorno, Amorina. Vane, andiamo a scuola? Ani, chissà se è passata la fatina. Ehi, ma è passata la fatina? Eh? È passata la fatina, Anastasia? Ani, non controlliamo se è passata la fatina dei dentini? Hai perso il dentino ieri sera? No, non ti interessa. Oh, poverina. Vuoi vedere? E proviamo ad andare a vedere, dai. Vediamo un po'. Vane, guarda se è arrivata la fatina. Guarda che Anastasia sta guardando. Amore, dove avevi messo il dentino? L'hai trovato? C'è il dentino? C'è ancora? Sì. Sento dei rumori. È passato, amore. È passata la fatina. Quanti soldini ti ha lasciato? Fa vedere. Basta? Quanti sono? Guardiamo. Sicura, basta? Proviamo a vedere insieme. Io sento. Non lo so, eh. Ah, sì. Vane, guarda la fatina, quanti soldini. Adesso. Ce ne sono ancora, Ani. Li riesce a prendere? Ma ne sento tanti. Vediamo. Ma sono tantissimi. Tu dentini ne hai persi? Ne hai persi i dentini? Che per te facciamo arrivare il topino. Niente? Ciao amore. Wow, Ani! Quanti sono? Riesci a contarli? Te lo dico io? Allora, 2, 4, 6, 6 euro più 1, 7, 7,90 euro. Mamma, quanti soldi! Sei contenta? Eh? Hai visto? Caspiterina! Dopo li mettiamo nel salvadanaio? Ok, adesso ci possiamo preparare, giusto? Ok, anche tu, signorina, non fare finta di niente. Buongiorno, amore, sei tanto stanco, amore mio. Domani chiude la scuola. Come? Domani chiude la scuola. Domani è venerdì ed è l'ultimo giorno di scuola, finalmente. Senti, oggi pomeriggio, quando uscite da scuola, andiamo a prendere i regalini per la nostra amica che compie gli anni, ma non diciamo per chi, va bene? E non li possiamo nemmeno far vedere, perché se poi lei guarda il video scopre i regalini, ok? Va bene? Allora adesso andiamo a lavarci i dentini Perché loro li guardano. Sì, certo, amore, che li guardano, quindi dobbiamo fare molta attenzione, che se ci scopre, scopre i regali. Va bene? Che domani. Che domani è il suo compleanno, sì. Allora andiamo a lavarci i dentini, ci mettiamo il grembiule e andiamo a scuola, che è già tardi anche stamattina, ok? Andiamo a scuola, dai Vanessa e Anastasia, sono le 8:20, fra 5 minuti la scuola apre, noi siamo ancora qui a giocare col gatto, dai. Andiamo? Oh, meno male. Dai, su. Ma buongiorno cuccioline e cucciolini, come state? Allora, Vanessa e Anastasia sono a scuola, tra poco usciranno e come vi abbiamo già anticipato stamattina io e Anastasia, abbiamo delle commissioni da fare, quindi dobbiamo andare a ritirare alcuni regalini per il compleanno di una bimba che festeggerà con noi domani sera. Però ho sentito anche la dottoressa che mi ha detto appunto che per avere il certificato per fare i POP, bisogna fare anche l'elettrocardiogramma. Quindi dovrò portare Vanessa a fare l'elettrocardiogramma. Lei non lo ha mai fatto e speriamo che non abbia paura. Cercherò di spiegarle appunto che non succede nulla di che. Ma voi ragazzi, avete già fatto un elettrocardiogramma? E se sì, avete avuto paura? Vi ha fatto male? Scrivetemelo nei commenti. A tra poco con Vanessa e Anastasia. Ciao, bentornate. Allora, fatti vedere, guardate ragazzi. Togli la mano, il bernoccolo che ha Vanessa. Guarda, ma no, ma fa paura. Stai ferma. Guardate il profilo di Vanessa in questo momento. Fa paura. Allora, ghiaccio ne avevamo? Sì. Davvero? Sì. C'era il ghiaccio a scuola? Sì, però no.
però non te l'hanno dato. No, non ho chiesto alla maestra se c'era, però ieri c'era una che aveva il ghiaccio qua sull'occhio. Ah, però potevi chiederglielo allora. Quindi abbiamo fatto rifornimento di ghiaccio, al prossimo bollo allora chiedilo, ok? Allora, Anastasia, amore, stai morendo di fame, guardami. Ciao, amore. Lo so, adesso ti vado a comprare le pizzette perché dobbiamo andare a ritirare un regalino che ci siamo fatti fare per il compleanno di domani. Andiamo subito, hai ragione, amore, te lo prometto. Poi, Vanessa, ti dico un'altra cosa che devi fare dopo, ok? Allora, Ani? Ani, dove sei? Ani? Sì, ti nascondi, ma scusa, non avevi fame? Ma guarda che ti vedo, sono mica cieca. Ani? Anastasia, ma perché ti nascondi? Allora te non ti porto da mangiare. Eccola, dai scimmietta, andiamo. Allora, abbiamo preso la merenda, volevi le pizzette, invece cosa stai mangiando? Fa vedere. I baci di dama, alla fine hai scelto i baci, sono buoni? Sì? Avevi tanta fame, amore, comunque ho preso anche le pizzette se poi ti vanno, d'accordo? E invece la mia signorina cosa mangia? I cannoncini alla crema, ma che merenda super oggi abbiamo fatto, eh? Vedere quanti ce n'è? Mamma mia, se ti vede papà te li ruba tutti. Ma io ho fatto un dolce per papà stasera che sarà una sorpresa, che me lo chiedeva da tempo. Bene, e anch'io non mi faccio mancare nulla, mi sono presa le pizzettine, quindi facciamo merenda e poi andiamo a prendere la maglia, ok? Ma noto con piacere che vi state mangiando le mie pizzette. Sì, tu nasconditi sempre, mi raccomando, eh. Avete finito i vostri dolcetti, adesso vi state mangiando le mie pizzette. Va bene, bambine? Cannoncino. Ascoltami, Anastasia, dobbiamo andare a prendere questo regalino. Dai che la mia amica mi sta aspettando. Quella che mi ha preparato il regalino è una mia amica, io la conosco. Piano di sopra. Il piano di sopra di dove? È un negozio, amore. No, non c'è un piano di sopra. Comunque, scendiamo e poi finiamo di fare la merenda. Poi, Vane, ti dico, devi fare una cosa per i pop, ok? Sì, farà male. Abbiamo ritirato il regalino e adesso, Vanessa, ti devo dire una cosa, che per andare a fare i pop la dottoressa ci richiede l'elettrocardiogramma. Che cos'è? L'elettrocardiogramma è un esame per vedere se c'è qualcosa al cuore, però vabbè, sicuramente andrà bene. Niente, ti devono mettere degli elettrodi sul petto e sulle gambe. Che sono gli elettrodi? Sono delle cose che si attaccano sul petto e sulle gambe e rilevano delle informazioni che poi ci daranno. Non fa male? No, non fa male. Sicura? Sì, sei tranquilla. Soltanto quando ti toglie via questi elettrodi, magari. Ti fa male? No, senti giusto un piccolo fastidio perché c'è il peletto sotto. È come fare una cerettina, ma una cerettina molto leggera. Ma tu non hai mai fatto neanche la ceretta, quindi. Allora andiamo, dai, così poi finalmente torniamo a casa e si può studiare. Allora, Vane, stai tranquilla che non succede niente, ok? Eh? Sei tranquilla? Un attimo, non tocca a noi, ci chiamano. Allora, Vanessina, tieni premuto finché. Ti fa male. Ti aiuto? Togli il dito. Però cosa succede? No. Togli il dito. Altrimenti si blocca, rimaniamo bloccati qua dentro, che non è il massimo perché adesso siamo arrivati, eh. Quando arriviamo, che senti che siamo arrivati, togli il dito, va bene? Come stai? Tutto bene? Non si sente niente, visto amore? Visto, ci sono tutti i colori, adesso qua l'hanno staccato, qua invece sono ancora attaccati. Hai visto Ani? Sei stata bravissima amore, ti ha fatto male quando abbiamo strappato gli elettrodi. Ti ha fatto la ceretta, Anastasia si è divertita un mondo, vero? Sì. La prossima volta li fai te, eh? No, e te li strappiamo faccio. Noi. Tanto non li faccio. Se fai uno sport lo devi e fare non per... Mai. E non farai mai uno sport per un elettrocardiogramma, guarda che non fa male. Allora bambine, dobbiamo ancora andare a fare l'ultimissima, velocissima commissione, andiamo no. A casa. Amore! Perché domani? Vado io domani? No. Siamo combattuti, c'è chi vuole no, andare, andiamo c'è chi adesso. Vuole. No, domani. Ani! Va bene, andiamo domani. Ani, ascoltami un secondo. È una cosa velocissima. No, ti compro uno smalto nuovo. No, ce n'è due. Non hai voglia, sei stanca, hai ragione. Le bombe. Allora, abbiamo optato per venire un attimo a prendere il pennarello che serve a Vanessa per scuola. E visto che non volevi scendere, ti ho detto che ti compro una sola cosa. Ho detto una. Due. Ani, una. No, due. Allora, ascoltami bene. Già non dovrei farti il regalo, ok? Però capisco che sei stanca e quindi... Va bene, un pensierino e basta. Due.
Scegli questo pennarello color oro. Tu guarda se trovi qualcosa. Come è fatto? Oro. Oro. Io pennarelli color oro non ne vedo. Sei sicura che ha preso qua? Sì, me l'ha detto Sofia. Guarda se trovi un pennarello color oro. Oro. Oro, guarda qui. Ah no, questi sono pastelli a cera. Ma tu te lo ricordi? Ma non sarà mica questo. Ma questa è colla. Ma è tipo questo, è quello colla. Che fai così. È nero e il tappo è oro. E l'ha preso qui. Certo, quindi questi, gli unicornini. Tipo, dentro trovi o questo, questo, uno, questo. Una sorpresa, questo. Va bene. L'hai trovato? No. Abbiamo cambiato reparto. Lei era tipo fatto così. Ma Vane, non ci sono. Dai Vane, ecco, forse ci siamo. Questo. Eh? E questo? Niente. Sono come questo. Brava. E questo qui? Sì. Oh, grazie a Dio l'abbiamo trovato. Possiamo andare a casa. Ragazzi, finalmente siamo tornate a casa. Sono stanchissima. Abbiamo trovato tutto quello che ci serviva. Allora ragazzi, il video finisce qui. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un pollicione su. Ciao!